Ciao ragazzi, oggi sono in mood natalizio, come vedete dal maglioncino e anche dalle calze che non si vedono, perché vi sto per far vedere lo shopping che ho fatto da Maison du Monde l'altro giorno e qui ci sono tutti i decori di Natale che ho preso quest'anno. I decori che vi mostrerò adesso non sono in realtà per l'albero di Natale principale che facciamo sul soppalco, quindi dove mi trovo adesso. Tra l'altro, piccolo spoiler, anche dietro c'è già qualcosa di natalizio, ma gli addobbi che ho preso sono per la zona della cucina e della sala da pranzo giù, visto che non abbiamo l'albero di Natale giù, perché non c'è uno spazio abbastanza grande per poter mettere un albero, ho deciso di prendere un albero alternativo e l'ho trovato sempre da Maison du Monde ed è questo qua. Non ci sarà mai nell'inquadratura, tra l'altro ancora confezionato, è abbastanza grande, in legno, e qui invece tutte le decorazioni che servono appunto per decorare questo albero alternativo. Sono tutte confezionate singolarmente, quindi per velocizzare i tempi le apro tutte e poi vi mostro cosa ho scelto. Quest'anno ho deciso di stare sul rosso. Io non sono un amante del rosso, però durante il periodo di Natale qualche tocco di questo colore secondo me ci sta. Quindi quest'anno ho voluto provare a fare un albero diverso dal solito perché decisamente un albero alternativo, quello che vi ho mostrato prima. Questo è il primo addobbo, renna in legno con la parte morbida di peluche in rosso. Di queste ne ho prese due. Poi ho preso un'altra renna sopra la casetta, in questo caso il peluche bianco, e ci sono le gambine con i campanellini, deliziosa. Altra renna, e ci sto facendo caso adesso, che in realtà sono quasi tutte renne. Pompon bianco, campanellini e il musino della renna con il dettaglio rosso. Questa secondo me è spettacolare, palla in vetro trasparente con all'interno la renna rossa. È meravigliosa, di questa ne ho presa soltanto una, però è davvero spettacolare. Poi un'altra pallina rossa molto semplice con il fiocchettino e la scritta Merry Christmas, questa è tutta rossa glitterata e la scritta in bianco. Altra renna, anche questa è molto carina in legno con le orecchie glitterate, dorate, e il cappellino rosso. Ancora renna, praticamente sarà un albero di renne. Questa è un addobbo un pochettino più grande con le gambine fatte in questo modo, molto particolari. Anche questa è fatta molto molto bene e trovo questi addobbi originali, diverse dalle classiche palline di Natale a cui siamo abituati. Ultimi due, e ovviamente abbiamo ancora due renne. Cuoricino in bianco con il musino della renna e il musino della renna proprio sagomato tutto in legno con le orecchie rosse glitterate. Sono stupende, tutte sono una più bella dell'altra. E poi ho preso delle palline per l'albero di Natale e di queste ne ho prese diverse, tutte uguali. Ad esempio, di questo modello ne ho prese 6, sono trasparenti con tutte le stelline dorate e bianche all'interno della pallina. Meravigliosa. Quest'anno voglio inserire un po' più di dorato sull'albero. E poi ho preso queste, di queste ne ho prese 7, praticamente tutte quelle che c'erano, dorate, glitterate con il musino dell'orsetto. E l'ultima cosa che ho preso da Maison du Monde, anche se in realtà mi sono fatta tentare parecchio, però ho resistito, non ho preso altro. L'unica cosa che ho preso in più da mettere sul finestrone è questo sticker con la scritta Polo Nord, insomma un'insegna, e questo lo voglio inserire sul finestrone più grande che abbiamo in casa, ovvero quello della sala da pranzo. Ora con tutti questi addobbi non mi resta che assemblare l'albero. Venite con me. Thank you.
la prima parte di casa l'ho addobbata a festa, sono molto soddisfatta del risultato. L'angolo della stufa mi piace sempre molto, ma mi piace tanto anche la zona della TV con l'albero nuovo. Dà quel tocco di colore, poi avendo inserito il rosso che è proprio il colore del Natale, quest'anno mi piace ancora di più. Adesso vi faccio vedere l'ultima aggiunta che avevo fatto la settimana scorsa, non ho ripreso, quindi vi faccio vedere già il risultato finale. Come prima cosa alziamo la tenda e queste, vedete, sono tutte le lucine. Misurano 3 metri sia di larghezza che di altezza e le ho fissate, vediamo se si riesce a vedere. Ok, direi di sì. Le ho fissate con lo scotch, quello che utilizzo per i pacchi. Niente di più semplice, il muro non si rovina perché ho già provato a toglierlo. E per ogni spazio di luci ho messo un pezzo di scotch. E poi là, nell'angolo, là vedete, ci sono le batterie, appunto, perché queste luci funzionano con la batteria, quindi non c'è bisogno di collegarle alla corrente. Sicuramente di sera rendono molto di più. Adesso le accendo e vi faccio vedere, però si vedrà un gran poco perché siamo in pieno giorno. Altra cosa super, vanno con il telecomando, quindi si accendono e si spengono direttamente da lui senza dover ogni volta andare a schiacciare qualcosa là in alto. Ora non si vede assolutamente nulla. Ci sono diversi giochi di luce che si possono impostare andando a cambiare il numerino e poi si può alzare e abbassare l'intensità del LED. Io normalmente lo tengo sempre al massimo. Ok, le ho accese, però si vede appunto poco proprio perché siamo in pieno giorno, però così si intravede qualcosa. Sono molto molto carine. Quest'anno, a differenza dello scorso anno, le ho messe all'interno perché così si preservano meglio. L'anno scorso erano fuori, fissate in un modo diverso con un bastone, però devo dire che così le preferisco perché anche da dentro casa la sera le vediamo molto meglio. Mi stavo dimenticando di mettere lui, che voglio mettere sul finestrone questo con le lucine, perché sulla finestra della cucina andrò a mettere invece altri adesivi che non ho preparato bene. Direi che per oggi ho dato, sono molto soddisfatta del risultato. Fatemi sapere se voi avete già iniziato a decorare casa per il Natale. Vi dico che noi abbiamo fatto l'albero questo weekend. Il prossimo video che uscirà infatti sarà proprio dedicato all'albero di Natale. Però devo ancora finire di completare il soppalco perché per ora abbiamo fatto solo l'albero. Insomma, ci sono ancora un po' di decorazioni che voglio mettere, però le completerò nei prossimi giorni. Iscrivetevi quindi per non perdervi i prossimi video e se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino. Un bacione e a presto, ciao!